Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno, con ricette totalmente vegane. Sono delle ricette molto facili da preparare e davvero molto gustose. Io le faccio spesso e quindi volevo farvele vedere tutte insieme. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di mangiare per colazione uno yogurt accompagnato da muesli al cioccolato e del melograno. Io adoro il melograno, è uno dei miei frutti preferiti in assoluto. Allora, questi yogurt sono della Conad, sono davvero molto buoni. In questo caso sto mangiando uno yogurt di soia ai mirtilli. Per rendere il tutto molto più goloso vado ad aggiungerci anche un po' di sciroppo di agave. Questo è lo sciroppo quello marrone, un po' più scuro, e lo preferisco a quello chiaro, vi dico la verità. Mentre per pranzo farò queste mezzelune ai carciofi con curcuma al grano saraceno, anche queste le ho prese al Conad e devo dire che non sono affatto male. Quindi metto subito a cuocere la pasta, nel frattempo preparerò un pesto di olive e frutta secca. È delizioso questo pesto, se non l'avete mai provato provatelo. Basta tritare le olive e la frutta secca insieme, aggiungere dell'olio a piacere, quindi se lo volete un po' più cremoso abbondate di olio, se lo volete meno cremoso un po' più light mettete meno olio, e quando la pasta sarà cotta basta semplicemente mettere il vostro pesto e mescolare e la vostra pasta in realtà è pronta. Come snack preparatevi, perché vi faccio vedere dei golosissimi tartufini sempre fatti con la frutta secca, ma sono davvero semplicissimi anche questi da preparare. All'interno di un mixer andiamo a metterci un mix di frutta secca. Io in questo caso metterò mandorle, nocciole, anacardi, quello che più o meno avevo in casa. Vado a metterci anche lo sciroppo di agave, il cacao, 2 cucchiaini circa di acqua, dovranno essere circa 10 grammi, un pizzico di sale, mescolate il tutto e il composto è pronto per creare appunto le nostre palline, i nostri tartufini. Quindi procedete appunto creando queste palline. Per ricoprire io utilizzo del cocco, voi potreste utilizzare qualsiasi altra cosa, per esempio anche noci tritate finemente, tipo farina di pistacchio, anche quello che avete, quello che più preferite, anche il cacao. E se volete, al centro di ogni tartufino potreste metterci anche una nocciola intera per renderli ancora più gustosi. E questi vanno messi in frigo, lasciati un paio d'ore e poi possono essere mangiati come snack. Per cena invece andrò a preparare una vellutata di patate e di zucca che preparerò al Bimby. Vado a tagliare le patate e la zucca è già tagliata a pezzi e vado a mettere gli ingredienti all'interno del Bimby. In questo caso quindi patate, zucca, cipolla, acqua, un dado, e faccio cuocere al Bimby circa 25 minuti, 100 gradi, velocità 1. Una volta cotta vado a metterci un po' di olio, un po' di pepe e frullo il tutto. Se non avete il Bimby tranquillamente cuocete in una padella e quando sarà bella morbida la zucca e anche le patate belle cotte, frullate semplicemente con un mini pimer e condite ed è pronta. Questa è stata la mia cena, l'ho accompagnata con 2 crostini. Spero tanto che questo What I Eat in a Day vegano vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere altre ricette e quindi magari volete qualche altra idea per i vostri pranzetti, le vostre cene. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!